La lunga vita pubblica di Gianni Agnelli ha attraversato tutto il Novecento. L'avventura industriale, il fascismo, la guerra e la liberazione, il dopoguerra e il boom, l'avvento della grande finanza, la cometa della new economy, il terrorismo e la decadenza delle grandi famiglie nel declino dell'aristocrazia industriale, con la città sabauda come presupposto ed estensione della fabbrica, quasi facesse parte dello stesso progetto meccanico, come se fosse stata costruita, diceva Melville, da un unico impresario per un unico capitalista. La fabbrica per Agnelli era il luogo non soltanto fisico, ma politico, si potrebbe dire ideologico, del lavoro. La geografia di questo mondo della produzione era per l'avvocato un misto di due luoghi. Il gigantismo di Mirafiori, con i suoi 2 milioni di metri quadrati, 20 chilometri di ferrovia interna, 220 metri di uffici nella palazzina, le officine, la catena di montaggio, il sapere dell'aristocrazia operaia, capace di fare i barbisi alle mosche, i baffi alle mosche. E l'archeologia familiare del Lingotto, dove aveva voluto tornare negli ultimi anni col suo ufficio, inseguendo la memoria del nonno. La Fiat, secondo l'avvocato, andava controllato con una forza che non ha mai cercato in sé, anche se la conosceva da vicino, perché altri la esercitavano in suo nome. Il nonno prima di tutto, poi Valletta a lungo e infine Cesare Romiti, a cui concesse i pieni poteri negli anni in cui il terrorismo attaccava le fabbriche e del cui campo di forza si giovò con la marcia dei 40.000 quadri, fino a rimanerne impigliato. Il golpe bianco di Mediobanca nel 1993 tentò di spezzare la linea naturale di successione familiare. In pratica gli Agnelli regnavano, ma non governavano più. Tuttavia l'avvocato si dedicò giorno per giorno al tentativo di riappropriarsi della Fiat e alla fine ci riuscì, ricucendo il sistema dinastico per reinsediarlo nel meccanismo di vertice. Il sentimento dinastico è stato fortissimo per tutta la vita di Gianni Agnelli, prima per essere all'altezza della designazione del nonno, figura centrale della sua vita e costante termine di riferimento. Poi nell'impegno a riprodurre quella designazione, replicandone il rito e la garanzia con il nipote John come un'assicurazione di continuità per la famiglia. Il diritto naturale di esercizio del potere da parte della famiglia è stata un'ossessione talmente forte che quando l'avvocato aveva segretamente pensato di dimettersi da presidente della Fiat sotto l'urto dello scandalo per le tangenti, fu proprio il timore di incrinare il principio di discendenza a fargli cambiare idea. Appena due giorni dopo il funerale del figlio Edoardo, suicida, si mostrò in pubblico a un convegno in prima fila con la moglie Marella, come un dovere, una conferma e una rassicurazione alla città, il suo scenario fisso di riferimento nei successi come nelle ferite. Nel suo rapporto con il potere, Agnelli vedeva nei partiti l'esercizio contingente del comando e nei tre palazzi, il Quirinale, Chigi e la Banca d'Italia, la vera sede istituzionale della sovranità. Con la giunta extraterritoriale di San Pietro, dove frequentava almeno due volte all'anno il segretario di Stato. Roma per lui era il palazzo, la città della politica, comunque altro da Torino. Ma nel palazzo rischiò di entrare nel 1993, quando il presidente Scalfaro lo chiamò per dirgli di tenersi pronto per formare un nuovo governo dopo Ciampi, se ce ne fosse stato bisogno. Gli rispose che dopo il governatore può venire solo un generale o un cardinale. Tornato a Torino, disse che era impossibile,
ma se fosse toccato lui, avrebbe sicuramente fatto ministro Giorgio Napolitano. Perché anche in politica contavano gli uomini. Anticomunista convinto, andò a trovare a casa Luciano Lama nei suoi ultimi giorni, spiegando che era un galantuomo, come suo nonno diceva di Bruno Buozzi. Sul piano internazionale i suoi riferimenti erano fissi, l'America prima di tutto e dunque il Patto Atlantico, Bruxelles, quindi l'Europa, la Francia con la casa a due passi dall'Eliseo, un sentimento dell'Occidente come scelta morale e non come obbligo della guerra fredda. Protagonista e testimone consapevole del secolo scorso, quasi cronista senza appunti, Agnelli nella sua dimensione intima, personale, ha conosciuto sventure forti come i successi, cinismi e passioni, dolori e lutti pesanti. Al netto di queste sconfitte private, che in qualche luogo nascosto devono averlo piegato, resta il profilo di una vita trascorsa nell'esercizio di un potere solo in parte materiale e per il resto anomalo, perché carismatico e incorporeo. Il culto della leggenda, coltivazione di un'immagine da copertina tra mode, stile e vezzi, una specie di controcanto continuo alla figura ufficiale del primo capitalista italiano, con i due piani che in realtà si sovrappongono nel consumo quotidiano di una popolarità che va oltre i ruoli e le funzioni e trasforma un imprenditore in personaggio. La Juventus riusciva a collegare nello spazio dei 90 minuti di una partita la sua passione privata e un sentimento nazionale sparso per tutto il paese, col tentativo di contagiare persino Henry Kissinger o Mikhail Gorbaciov, accompagnato un mattino a sorpresa al campo Combi, dove si trovò davanti, stupito, i giocatori bianconeri che sospesero l'allenamento per chiedergli l'autografo. Un modo di entrare e uscire costantemente dal discorso, mai da outsider, ma sempre di lato, con un potere che accompagnava il potere, conservandosi autonomo, preoccupato più di essere influente che presente. Di Torino aveva un'idea pregiudizialmente positiva, come di un altrove europeo, con i suoi vizi ben nascosti nell'ordine simmetrico delle strade. Ripeteva di essere europeo perché italiano, e italiano in quanto piemontese, vale a dire con un'identità particolare, marcata, distinguibile. La Fiat e la Juventus erano le cose più nazionali della città, entrambe sue. La stampa diventava il vero nodo in cui si intrecciavano i fili del paese, della città e della sua gente. La torinesità più autentica, spesso mitizzata, per lui contava più di ogni altro elemento. Molto semplicemente si può dire che anche per Gianni Agnelli la torinesità è stata una condizione condizionante. Questo rapporto con la città si è manifestato nei giorni della morte di Agnelli, ai funerali in Duomo, con le autorità dello Stato accanto alla famiglia tra la sindone e i corpi dei santi, Torino faceva da cornice, come se stesse assistendo all'omaggio un po' straniero dell'Italia al capo della Fiat. Il suo vero saluto all'avvocato la città lo aveva portato il sabato, con 100.000 persone che salivano in fila alla rampa del Lingotto per sfilare davanti alla bara, stringendo la mano alla famiglia, fino a tardissimo, come può accadere solo nelle città che nel loro ritmo conoscono il turno di notte. Gente diversa, che magari aveva lottato con gli scioperi contro le scelte della Fiat, ma sentiva di far parte di una comune civiltà del lavoro, e testimoniava quel mondo della produzione che ha creato la cultura del nord-ovest prima e dopo la meteora del nord-est, mentre l'immateriale stava poco per volta sostituendo l'acciaio. Gianni Agnelli se n'era appena andato, lasciando per la prima volta davvero Torino, la città dove aveva scelto di vivere e l'unica dove avrebbe voluto morire.